Radio Celeste e ieri ho fatto la prima parte del trasloco alla Mala. Ho caricato il furgone di una mia amica di tutte le mie cose e l'ho portata alla Mala per venirci a vivere insieme a altre due donne che erano in emergenza abitativa. Stamattina alle 8:30 mi sveglio che mi stavano telefonando, era Cira che mi avvertiva che la Mala era piena di polizia perché la stavano sgomberando. Insomma, un bel risveglio, non mi hanno neanche dato il tempo per finire di traslocare. In ogni caso, penso che questa sia una vergogna, perché il nostro tentativo prima di tutto era quello di proporre un progetto alla città, ribonificando un luogo che era chiuso da 5 anni, in cui dentro c'era di tutto, c'era il degrado di ogni tipo. La nostra proposta era quella di riaprire questo posto per costruire qualcosa insieme alle donne che erano state vittime di violenza, e la risposta del comune, la risposta politica è stata sempre la solita, quella che danno a tutte le iniziative dei cittadini, ovvero quella di mandare gli sbirri e chiudere con dei sigilli i posti che la città ha deciso di liberare. E questa cosa parla da sé, è una vergogna. E il messaggio che volevo dare è appunto quello che noi non ce ne andiamo, siamo riusciti a sgattaiolare dal giardino, a rientrare dentro la Mala, ci siamo sedute e qui e non ce ne andiamo.